Buongiorno Anna. Buongiorno a te. Ciao. Allora, siamo a questa mostra Riflessioni d'arte, sì. No? Ecco, sono delle riflessioni veramente questi sì, quadri. Riflessioni, sì, proprio Però. Riflessioni perché parlo del mondo, del nostro mondo che in questo momento sta passando un brutto, brutto momento. E quindi riflettere tutti quanti su quello che sta accadendo. Bene, qui ho voluto raffigurare degli animali nel bosco che cercano di scappare, e qui ci sono dei cervi, però bisogna proprio trovarli, perché nella grande confusione non hanno più spazio dove andare. E questo è il segno del celeste, è la speranza. La speranza che un mondo ritorni tutto più pulito, più piacevole anche, insomma. Questi due quadri invece rappresentano la morte e la vita, cioè la morte, questo omaggio ai migranti morti nel mare, nel Mediterraneo, barconi affondati, e quindi ho messo la morte raffigurata con il rosso. Pesci rossi, mentre su questo è la rinascita del mare, che io spero, insomma, però purtroppo ancora i migranti stanno morendo, sono morti tantissimi, ancora di più, e qui c'è sempre delle spirali di rosso, cioè del mare ancora malato, e poi nuovamente il celeste che raffigura la vita. Questo invece l'ho intitolato l'Apocalisse, che prende tante città dell'Europa, ma perfino c'è l'America, quindi ho fatto Parigi, Londra, Firenze. Io sono raffigurata come piena di fuoco, cioè un fuoco che non si spenge se non è la volontà dell'uomo di smettere le guerre. E quindi io ho voluto raffigurare con questo sempre grande pericolo per il nostro pianeta. Allora, qui invece raffiguro la corrida, l'arena, i tori che muoiono, secondo me giustamente, perché non sono un animalista e non accetto uccidere gli animali, quindi trovo sempre una cosa crudele su questo. E niente, ho raffigurato qui lutto e qui i tori che stanno andando incontro alla morte. Qui proseguiamo sempre nel tema del mondo in guerra, eccetera, tanto che qui ho messo una giraffa, ho messo la savana che è completamente rossa, rossa intendo sempre il fuoco e le città che insomma si distruggono da se stessi. Addirittura ho messo un orso che non ha neanche qui l'appoggio perché è un caos. Nel caos quindi ho visto il mondo in questa maniera e quindi continuo con l'altro. Il tema rimane il solito, il mondo in questo momento, va bene, e quindi pieno di guerre, fuoco, eccetera. Ho messo la tartaruga che esce dall'inferno, diciamo, e cerca di andare nel futuro, la speranza mia, e quindi come si vede la tartaruga, siccome è pesante, è un animale preistorico, quindi ha una durezza, una forza, anche se va lentamente, però sta andando verso il nuovo mondo, cioè la speranza che tutto torni come era prima. Allora, sempre tema animali che hanno sempre meno speranza di vivere, quindi hanno sempre meno aria, uccelli, e celeste raffigura sempre la speranza. Il mondo sempre più nero, gli alberi sempre infuocati, tutto nero come lutto, però c'è sempre questo lancio di speranza, sempre con il celeste, perché per me il significato è la vita, la speranza. Continuiamo sempre col tema degli animali,
sempre stretti in un luogo, quindi sempre più stretti e sempre animali, quindi continuiamo lo stesso tema. Che sono stata più sul geometrico, sempre la città caotica, questi alberi, sì, questi cavalli, che possono essere di marmo, sono nelle città, o possono essere veri, perché per esempio a Firenze, come in altre città, ci sono le carrozzelle, carrozzelle che portano gli animali, stranieri, visitatori a vedere Firenze. È una cosa che io non trovo tanto giusta, perché questi animali hanno comunque sempre una sofferenza. In ogni modo, questo è l'unico quadro geometrico che ho fatto. Questo mentre è un quadro che ho fatto l'anno scorso, Memoria della Shoah, e ho voluto raffigurare in questo la grande tristezza, quindi il sangue, quindi può essere il cuore, può essere l'interpretazione proprio della persona. Qui ho messo il lutto e qui ho messo la speranza che non succeda più le cose bruttissime che sono accadute nel passato. Queste sarebbero tutte immagini che io non ho messo, l'immagine dei bambini uccisi. E quindi queste sono tutte fotografie che sono nei musei. Ebbene, questa è la sua. Bene, concludiamo con questo quadro, che è l'unico di tutti i quadri che è venuto gioioso, perché è quasi tutto blu colorato, cioè tutto celeste e con molti colori, sperando in una cosa migliore, in un mondo che io vedo così, vedrei e spero che sia così. Quindi vi ringrazio e la prossimo anno farò, non so, qualche mostra farò, va bene, grazie.